OS 2023 continua, siamo allo stand di Caffè Barbaro e ci troviamo in compagnia di Giovanni Iovine, l'amministratore delegato dell'azienda. Gianni, è un gran piacere ritrovarti qui con noi. Quali le novità presentate qui nel corso di OS 2023? Novità ce ne sono tante, come ogni anno. E in modo particolare quest'anno ripresentiamo in modo definitivo la capsula Vertuo, che sembra un attimino un prodotto di interesse comune e soprattutto l'ultima capsula compatibile da poter realizzare nel mercato del monoporzionato. Alle nostre spalle ci sono tante macchine a marchio Barb, sono piccole, sono deliziose, sono estremamente affidabili e anche tanto ricercate. Un minuto per parlare di tutte le caratteristiche di questi gioiellini realizzati dalla vostra azienda. Un minuto è un po' pochino, però cerchiamo di spiegare le caratteristiche essenziali. Vabbè, già le anticipate tu. Sono macchine piccole, robuste, fanno un buon caffè e completano il nostro progetto dove oltre ad offrire il caffè, quindi il software, ci siamo preoccupati di avere il nostro hardware e quindi chiudere il cerchio. Un mercato che comunque richiede ancora macchine. Ha bisogno anche di una macchinetta che possa un attimino soddisfare quelle che sono le esigenze della donna, che poi sostanzialmente è chi utilizza questo elettrodomestico. Però non vi siete accontentati, voi siete andati poi a realizzare un progetto in collaborazione con Lamborghini, che abbiamo presentato nel corso dell'intervista a Parigi e che rappresenta per voi un fiore all'occhiello. Di cosa si tratta? Tonino Lamborghini, il figlio del fondatore dell'azienda famosa, ci ha concesso in uso il proprio marchio, il proprio brand, e insieme a lui personalmente abbiamo progettato, immaginato e realizzato una macchinetta da caffè, un elettrodomestico, quindi una macchina d'uso domestico che potesse rispecchiare, oltre al concetto di espresso, di monoporzionata eccetera eccetera, quello che è il lifestyle italiano del lusso, dell'eleganza, della particolarità. È venuto fuori Diamante, questa macchinetta che appunto ricorda le spigolature del diamante e che sposa bene negli arredamenti delle persone un attimino più esigenti, che ci tengono un attimino anche all'aspetto luxury. E allora Gianni, noi abbiamo mostrato, mentre tu parlavi, da una parte diciamo le sfaccettature della scocca di questa macchina, che è davvero bellissima, elegantissima. Prima ancora una selezione delle Barb con le tante colorazioni a disposizione. Vorremmo però parlare anche per un minuto di tutte le vostre miscele. Lo so che sono tante, so bene anche che voi siete impegnatissimi a fornire i tanti rivenditori in Italia, soprattutto quelli a marchio Barbaro. Dedichiamo esattamente un minuto facendo un riepilogo dei vostri migliori e più ricercati prodotti. Abbiamo cercato di creare negli anni dei blend, delle miscele che potessero accontentare un po' tutti. Come tu ben sai, il mercato del monoporzionato, in generale del caffè, è molto localizzato in termini di gusti. Possiamo ritrovare il sud che ha determinate esigenze a differenza del nord che ne ha altre. In questo panorama abbiamo portato avanti un discorso di miscele adatte sia ai luoghi sia alle personalità delle persone. Sostanzialmente abbiamo una miscela molto forte, che è quella nera,
abbiamo una miscela napoletana che è quella blu, abbiamo una miscela che sposa aroma e gusto che è quella rossa, abbiamo una miscela per chi è esigente e piace un gusto diciamo un attimino più acidulo, quindi con una prevalenza di arabica che è quella oro. Abbiamo fatto la miscela per le donne che, alle quali piace un caffè delicato e vellutato e un attimino più dolce che quella lì rosa, e l'ultima miscela che abbiamo presentato è quella forte e cioccolattoso, che è un prodotto che un attimino mette insieme sia il gusto del caffè napoletano ma c'ha quella densità, quella cremosità che ricorda un po' la cioccolata. E quindi con un ventaglio così ampio di miscele riusciamo ad accontentare sia in termini geografici ma anche in termini di personalità un po' tutti i palati, tutti i gusti. Davvero tantissima roba. Forniamo a tutti loro dunque un indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per entrare in contatto con voi, richiedere informazioni sui vostri prodotti e sulle vostre macchine, chissà, magari aprire un negozio a marchio Caffè Barbaro come quelli che si vedono ormai in modo sempre più presente in tutta Italia. info@caffebarbaro.it e saremo disponibili a dare tutte le informazioni che ci verranno richieste. Grazie Gianni per la piccolissima pillola video che siamo riusciti a fare in esattamente 5 minuti. Ci rivediamo prestissimo per raccontare le altre novità della vostra azienda. Grazie mille a te Fabio e ci vediamo presto. Grazie.